Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale degli Exxon Esports. Io sono Delican e questa è la mia nuova player review. Questa player review che per me ha un significato particolare, una player review basata su un giocatore di cui non sapevamo se Electronic Arts avrebbe rilasciato davvero rumors, voci. Il sogno ragazzi diventa realtà. Ibrahimovic Flashback è qui tra noi. Quando appresi la notizia, ragazzi, da Food for Fun, che ringrazio e saluto per le loro notizie, sempre veloci e sempre top, corsi subito a casa a fare questa challenge. Che sicuramente, ragazzi, non è una challenge che costa poco. Electronic Arts non ci regala mai nulla. Quindi è una challenge che costa 214 su Xbox, 220 su PS4. Non è né regalato, ma nemmeno, grazie a Dio, troppo expensive. Quindi una carta ispirata alla sua versione del Team of the Year del 2014, quando Zlatan era ancora al Paris Saint-Germain. Un giocatore interessantissimo. Grazie, io l'ho fatta, diciamo, con un prezzo veramente irrisorio, perché considerando ragazzi che siamo a un periodo post-Toti, tanti di voi avranno dei non scambiabili o comunque dei giocatori a overo alto che non sanno come utilizzare. Utilizzandoli, ragazzi, pagherete questa sfida veramente poco e vi portate a casa un attaccante completo. Eh sì, perché attaccante completo? Zlatan Ibrahimovic, innanzitutto, quando l'ho provato, la prima sensazione che ho avuto è quella del divertimento, perché le 5 mosse abilità, ragazzi, garantiscono un dribbling sicuramente efficace, ma soprattutto, ragazzi, il tornado con Zlatan Ibrahimovic è una mossa efficacissima. Questo perché Ibra ha 99 di forza e 94 di tiro al volo. Quindi guardate la coordinazione mentre salta l'uomo e la velocità di esecuzione con la palla a mezz'aria. Diventa una skill efficacissima perché nel frattempo che la esegue protegge il pallone con i suoi 195 centimetri di altezza e 99 di forza, quindi efficacissimo. Però ragazzi, togliendo questo particolare che comunque è veramente divertente, le skill vengono abbastanza velocemente. Purtroppo quello che non va, per chi è veramente uno skiller, magari vuole avvalersi di un controllo palla esagerato, Ibra purtroppo con l'85 di agilità è un parametro che non ritengo sia vero. Sembra molto più imballato sul primo controllo e quando facciamo i cambi di direzione non rispecchia le statistiche. Cosa invece rispecchia e anche cosa è Zlatan Ibrahimovic Flashback? È un attaccante completo perché ragazzi, quel 4 di piede debole è veramente realistico. Stiamo parlando di 94 di finalizzazione, 92 posizionamento, 98 potenza tiro, 89 long shot, 99 precisione di testa. Segna in qualsiasi modo. È un attaccante assolutamente completo. Se aggiungiamo anche a questi parametri il 99 di freddezza, cioè ragazzi, davanti alla porta Ibra non mi ha mai sbagliato. Ho giocato tutta la VL panchinizzando Sua Maestà Cristiano Ronaldo. Inizialmente avevo dei dubbi, avevo delle paure. Finendo la VL mi sono accorto che Zlatan è veramente un giocatore che può giocare in Weekend League e può farvi fare anche degli ottimi risultati. Anche come sub, se avete una squadra expensive, cioè dove siete pieni zeppi di giocatoroni o comunque avete delle icone e volete una super sub, tantissimi ragazzi, tantissimi pro, anche chi ha appunto, come ho detto prima, squadre di 20, 10, 7 milioni, si è fatto Ibrahimovic come super sub. Questo perché?
perché Zlatan, altro difetto che ha appunto è la resistenza. Parliamo di 71. Io ho utilizzato Zlatan nel 4-2-3-1, unica punta perché grazie alle sue qualità e comunque al suo fisico può tranquillamente reggere l'attacco e dopo vi spiegherò cosa anche può fare come unica punta, quasi un po' a rimarcare quello che era al Milan quando appunto tornava indietro per cercare di creare il gioco e aiutare la manovra. Però che cosa ho fatto? Ho messo Rimani in avanti, appunto per preservarlo, perché ragazzi, se gli dite, diciamo come istruzione di tornare indietro, Zlatan già al 70° comincia a stancarsi, quindi purtroppo quel 71 di resistenza si fa sentire, cosa che io non ho sentito notevolmente, perché in ogni caso, mettendo Rimani in avanti punta centrale, Zlatan sta lì ad aspettare che gli arrivi un pallone e a finalizzare. Altra cosa, ragazzi, che mi è piaciuta tantissimo, il colpo di testa non solo quando crossi, ma anche sul rinvio del portiere. Zlatan colpisce la palla quanto Cristiano Ronaldo. Sì, sembra incredibile, Ibra non sbaglia un appoggio di testa. Infatti, per uscire dal pressing, palla lunga su Zlatan. Zlatan riesce a sovrastare chiunque di fisico. Altra cosa che mi è piaciuta tanto, appunto, rimarcando il discorso sulla punta centrale, tutto fare, ragazzi, anche un ottimo COC. Infatti, riesce a fare l'ultimo passaggio. Io ogni volta cerco sempre una punta completa, una punta che mandi in porta tutti e tre i miei COC, o se passo al rombo, la seconda punta, o anche l'esterno. Veramente Ibra sull'ultimo passaggio è efficacissimo. Stiamo parlando di no 89 di passaggio corto, 82 di long shot e 89 di visione. Cioè, quindi veramente, ragazzi, può tranquillamente fare il trequartista o, come ho detto prima, la punta nella sua massima espressione, un attaccante totale. La valutazione complessiva, ragazzi, 83 su 100, perché comunque sicuramente la resistenza, non tutti riescono magari a gestire le forze dell'asso svedese. Il balance, ragazzi, 44, non si sente tantissimo proprio grazie alla sua forza, quindi difficilmente vedrete Ibra cadere su una spallata, però lo sentirete tanto questo parametro basso nel controllo palla quando appunto vorrà girarsi. In definitiva, ragazzi, lasciate un bel like a questa review, condividete la review, commentate sotto il video se volete dire della vostra o comunque confrontarvi con noi. Ricordatevi che abbiamo aperto anche il canale Twitch, quindi ne vedrete delle belle. Ciao a tutti, ragazzi.